Buongiorno signorotti, comincia già ad esserci caldo e sono malapena alle 9, praticamente. Signore e signori, benvenuti a un nuovo video, sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati in un nuovissimo videoblog. Quanto tempo è che non faccio un vlog, ragazzi. Allora, prima di tutto vi ricordo che ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni giovedì e ogni domenica sera sono in live su Twitch. Madonna, c'è sole e mi sta bruciando una retina, secondo me. Aspettate un attimo. Ecco, mi metto qua che è meglio. Sono in live su Twitch, il link qui sotto in descrizione. Allora, signorotti, oggi un video un po' diverso da solito. Ormai, vabbè, qui sul canale ormai non facciamo più video come al solito, ecco. E oggi farò un'escursione insieme alla buona Elisa, che sta arrivando, la sto aspettando, se non si muove gli buco la macchina. E niente, andiamo al Cerreto Laghi, farò un'escursione. C'ho fame. E c'è caldo. Come potevo fare, cazzi mia, rimanere a casa a giocare? È arrivata grande Elisa. È arrivato sui monti. Ecco, beh, insomma, ancora ci vuole per andare sui monti, però... Primo piano della Pasqualina. C'è la Pasqualina, raga. Cosa fa? Lo schiaccio questo ciclista, lo schiaccio. No, io mi dissocio, raga. Mi dissocio su queste cose, c'è Bartolini. Grazie per avermi mandato tutti i pacchi. E niente, da qua circa ci vorrà un'oretta. E niente, vi faccio vedere i paesaggi su, raga. Ve li fa vedere, ve li fa. Ok, signorotti, ci siamo. Siamo arrivati sul Cerreto, adesso siamo appena partiti, sperando di trovare subito la strada da fare. Subito partiamo con una bella salita, bella gioia di Elisa! È già tutta in gioia questa ragazza. Ci aspettano 2 ore e mezza, sei contenta? Il giro che facciamo è un'escursione abbastanza semplice, è il percorso verde del Cerreto Laghi, che in teoria è tutto segnato, a modo modino, anche perché... è un percorso del cazzo, io però sono già stanco e adesso me ne vado a casa. È strettissimo questo percorso, raga, però figo, almeno per ora ne ho fatto poi poco. Ci sono delle fragole. Non mangiare. Tardi. Ok, percorso verde, adesso dobbiamo capire da che parte andare, perché siamo spuntati fuori. Sì. Verde. Cioè, è un po' strano perché in teoria, da come dice la guida, ci sono un po' delle incongruenze, ok? E in teoria questo qua è il passaggio, quello del verde, perché ci sono 2 sentieri. Il verde chiaro, che allunga di parecchio il giro, che dovrebbe essere intorno a farlo tutto, è un anello, dovrebbe essere tipo 3 ore e mezza, 4. E invece il verde scuro, quello che stiamo seguendo noi, e dovrebbe essere da 2 e mezzo. Ma c'è anche il verde chiaro anche qua, e là nel bosco c'era là un altro sentiero con il verde chiaro. Ma... Non so che ore sono, perché ho il telefono nello... Ecco, sono le 11:15 e stiamo proseguendo. Non so dove siamo, non so più come mi chiamo. Sembro il famoso sardo che si è perso nel bosco. Non ricordate quel video, l'avete mai visto? Non l'avete mai visto, andatevelo a vedere. Mentre noi ci facciamo una salitina piccina picciotta. E insomma, e si spunta. Non so se la via è giusta, però è figo come posto. Eh no, c'è anche un po' di venticello, si sta da Dio. E di là, non so se la vedete, proverò a zoomarla, si vede la pietra di Bismantova. Uh-huh.
siamo stati sul Monte Zuccolone. Zuccalone. Monte Zucco. E praticamente si vede tutta la vallata verso giù, tra cui la pietra di Bismantova e, se non erro, non vorrei dire una cazzata, l'Atento, anche il monte, il Ventasso. Secondo me ho detto una cazzata. Sulla guida c'è scritto, ma Elisa, guarda, sa le cose. È lui il montanaro. Guarda, cioè io pascolo. Una cosa però devo ammettere, che forse sarà che siamo circa a 1100-1200 metri, il monte Zuccolone, Zucca, e a 1200 qualcosa, non abbiamo incontrato Heidi, e neanche Peta. Peccato. Dobbiamo andare in alto. Dobbiamo andare là, dobbiamo andare su, sui 2000 metri per beccarle. Dove ci andiamo lì? C'è una scampagnata su, grande. È circa un'ora e mezza, secondo me, che stiamo camminando, più o meno, no, un po' meno. Un'ora forse. E un quarto. Un'ora e un quarto. E stiamo per arrivare al primo lago, il lago Pranda, che probabilmente ci fermeremo un attimo, magari facciamo anche un piccolo spuntino, oppure ci scaliamo 4-5 panini e niente. E qua davanti a me ci sono un sacco di zanzare, fortuna che ho portato l'autan perché all'inizio del percorso mi stavano già devastando la vita eterna. Comunque, scusate se guardo sempre verso giù, ma paura di inciamparmi, volare, che poi mi ci disperdo nel lago. E qui c'è il lago. Grande il lago! E niente, praticamente ci siamo fermati qui al lago Pranda. Si chiama lago Pranda? Boh. Se sto chiedendo a uno qua. Beh, ci siamo fermati in questo laghetto. Laghetto è uno dei più grandi qui del Cerreto. E adesso dovremmo visitare altri due laghi, piccolini comunque. E poi ultimo pezzo di salita per arrivare a dove siamo partiti. E poi finisce. E l'Elisa è contenta. Cagare. È una pozza, però nel senso ci sta. Quell'altro dovrebbe essere ancora più piccolo e ancora più brutto, però nel senso, in realtà, raga, vi dirò, vabbè, nel percorso c'è scritto poco impegnativo eccetera eccetera, però quei 2 ore e mezza lì secondo me sono un po' sballate. Ma no, dipende che passo aria, però. Sì, poi l'Elisa qua a starci dietro, raga, ma starci dietro, sta qua. Però sì, circa, secondo me, in 2 ore si fa abbastanza. La vista comunque è buona. È un po' una palude, sto là. Sì, per lei è tutta una palude. Un po' schifo, tutta una merda. No, c'è... no, però c'è un po' di... Sì, c'è un po' di merdina, però... No, un po' di piante. C'è un po' di schifo, eh. Piante, dillo, la palude. Dillo, quel... ti lascia quel... l'acqua, insomma. Esatto, perché... non è una piscina, ma è una cazzo di lago, però baglielo a dire. E anche niente. Laghi più puliti. Esatto. Allora. Raga, in teoria, se non sbaglio, dovrebbe essere questo il lago, ma è tutto erba. Si è prosciugato. No, sì, proviamo a vedere, ma... In teoria? Prova a lanciarci un sasso, Elisa. No, ma l'acqua un po' c'è l'acqua, raga, però sì, un po'. Dall'altra parte c'è di più. È una palude, raga. Sì, questo è veramente. Non si vede il dislivello, però vi posso assicurare, raga, che tira abbastanza andare in su. Questa è una vecchia pista da sci. E ce la stiamo facendo tutta andare in su. Io svengo, Elisa, dopo aver mangiato alla randa del sole. Ma grande! E ci siamo! Dopo la mega salita, per l'ultima fatica, ci avevano ragione. Da qui praticamente parte il sentiero, quello arancione. Sì, l'arancione si fa contro giù e si visitano i laghi. Niente, siamo arrivati, raga, abbiamo fatto il giro, adesso andiamo un attimo su,
che vediamo il lago e cerchiamo una zona un po' d'ombra, magari ci riposiamo un attimo, magari prendiamo qualcosa da bere, che fresca. E niente, però bello, figo, ci sta. L'ultima salita picchia, ve lo assicuro. E questo è il lago principale del Cerreto, è praticamente quello quando ci si arriva, c'è la pista da sci, che adesso vabbè, ovviamente è fermo. C'è una panda smarmitata che sta andando all'osso, pensavo fosse una moto, invece è una panda. E sì, ci sono un sacco di hotel, più che altro perché comunque d'inverno, anche d'estate, però soprattutto d'inverno è molto trafficato qua. È stanca? Un po'. E niente, signorotti belli, e direi che possiamo concludere questo video. Sono le... che ore sono? Cioè, siamo un po' presi con comodo, abbiamo... Sì, sono stati un pochettino lì al lago a cazzeggiare, però adesso andiamo verso casa, magari ci prendiamo un gelato. Un gelato, giusto? Meritato. E niente, signorotti belli, io concludo con questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete ogni lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sono in live su Twitch, link qui sotto in descrizione. E niente, iscrivetevi anche ai vari social per tenervi sempre aggiornati su quello che faccio. Facciamo l'outro, quindi come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, se un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, ci sono tutti i link sotto in descrizione. E signori, ci vediamo alla prossima, ciao. Chiudi la camera.